Aggressioni ad autisti e controllori degli autobus sempre più frequenti da parte di chi spesso vuole viaggiare senza il biglietto. Così la tua società del trasporto unico abruzzese si organizza e manda le guardie giurate sui bus in provincia dell'Aquila per scongiurare episodi del genere. Un servizio ulteriore che incrementa la qualità del pacchetto di tua a favore di viaggiatori e clienti con la presenza a bordo degli autobus di guardie giurate. Non si tratta di una vigilanza armata, ha precisato l'azienda, ma sono guardie utilizzate proprio al fine di disincentivare eventuali comportamenti non corretti, che vanno ad affiancare chi deve controllare il titolo di viaggio all'utenza a bordo. Da qualche giorno ormai la TUA ha avviato in alcune tratte specifiche nella Marsica il servizio che prevede le guardie giurate a bordo. Il comfort di chi viaggia ma anche di chi lavora sui bus per l'azienda è una priorità. La presenza di guardie giurate a bordo degli autobus è frutto di una proficua collaborazione con la Questura dell'Aquila. Si tratta di un servizio che per ora è realizzato in via sperimentale e che è stato attivato solo su alcune linee della provincia, ma che si potrà estendere qualora se ne dovesse ravvisare le necessità pure in altre tratte. Proprio nei giorni scorsi in Questura c'è stato l'incontro propedeutico con l'attivazione dell'affiancamento ai controllori della TUA delle guardie giurate. Per il momento le tratte interessate dal servizio sono Lecce de Marzi Avezzano e Avezzano Luco de Marzi Trasacco. L'iniziativa di far salire delle guardie giurate a bordo dei nostri autobus nasce dall'esigenza di garantire maggior sicurezza, comfort a favore dei nostri passeggeri, sono prevalentemente studenti, e del nostro personale di TUA, autisti e verificatori. E questo è stato possibile grazie a un accordo, un coordinamento che abbiamo avuto sia con il prefetto dell'Aquila che con il questore dell'Aquila, con i quali abbiamo stabilito alcune procedure, alcune operatività per effettuare quest'area test che stiamo portando avanti in alcune tratte della zona della Marsica in particolare.